Buonasera a tutti, è un piacere vedervi in presenza dopo mesi difficili. Vi ringrazio non solo per essere venuti qua a ascoltare il professor Audano, ma per aver aderito soprattutto al convivio come soci e come amici. Ringrazio ovviamente il professor Audano, nostro socio, che ci consente queste occasioni. Spero e auspico che sia il primo di una serie di eventi che potremmo organizzare approfittando della bella stagione. Il tema è un personaggio ovviamente noto, oggi sono 200 anni dalla morte di Napoleone, personaggio, dicevo, che comunque la si pensi ha suscitato sentimenti anche contraddittori, amore sicuramente e odio. Noi sappiamo che per alcuni che lo amano ha esportato i principi della Rivoluzione francese, per altri è stato un traditore dei principi della Rivoluzione francese. Sono curioso di sentire il professor Audano. Quello che a me colpisce di Napoleone e mi ha sempre affascinato non è tanto il Napoleone uomo di guerra, che lo è sicuramente stato, ma il Napoleone come politico. Chiudo soltanto, per chi come me affronta temi giuridici, noi pensiamo sempre al codice napoleonico. Spesso mi sentivo raccontare Napoleone non è un giurista, verissimo, però Napoleone su 102, credo, riunioni della commissione del codice ha presenziato a 52-57, oltre la metà, e questo lo dovrebbero fare i nostri politici quando decidono, hanno in mente un'idea e poi la lasciano agli uffici legislativi. E come ha influenzato la letteratura, poi ne parlerà forse anche Daniele, pensiamo soltanto non solo alla letteratura, pensiamo alla musica, l'eroica di Beethoven, cioè credo che non ci siano cose o persone che non abbiano parlato di Napoleone. Quindi vi ringrazio, ringrazio ancora il professor Audano e cedo la parola al nostro socio Daniele Piazza. Buonasera a tutti, sono molto contento di poter presentare il professor Audano e questo primo evento che facciamo in presenza. Sono anche un po' emozionato di questa cosa, mi fa piacere che iniziamo gli incontri dal vivo del circolo con un incontro dedicato alla storia, che è la mia passione, mi fa piacere poterla condividere con tante persone. Sul tema dell'incontro credo che non ci sia niente da dire, perché Napoleone non ha bisogno di presentazioni, ce ne parlerà il professor Audano. Ricordo solo che proprio adesso, mentre noi ci stiamo riunendo qua, si stanno tenendo a Parigi, all'Institut de France, la cerimonia ufficiale del bicentenario di Napoleone, e ho visto stamattina, proprio a conferma del fatto che è un personaggio che ancora oggi suscita dibattito, che il sito ufficiale dell'Institut de France precisava che non è una celebrazione ma una commemorazione, e c'era una dovizia di commenti di persone che non erano neanche felici della commemorazione. Quindi mentre noi stiamo parlando, Macron sta ricordando Napoleone con 5 accademici di Francia. Solo due parole per presentare, per chi non conoscesse, il relatore di questa serata, il professor Sergio Audano, nostro socio onorario, tra l'altro, insegnante al liceo Marconi del Pino di Chiavari, anche se abilitato come professore ordinario di lingua e letteratura latina e come associato di filologia antica e tardo antica, e anche il coordinatore del centro studi Emanuele Narducci sulla fortuna dell'antico. E qui credo, professore, che se parliamo dell'età napoleonica di riferimenti sull'antico si sprecano anche in chiave celebrativa, propagandistica. È anche traduttore per la Rusconi di diversi classici, fra cui La vita di Agricola di Tacito e recentemente La Germania. Sulla Germania c'è anche un'ampia introduzione sulla fortuna dell'opera, tra l'altro visto con riferimenti anche interessanti a Madame de Stael, all'Alemagna e alle critiche all'autoritarismo napoleonico. Certo. E quindi direi che posso lasciare la parola al nostro relatore. Buona serata a tutti. Buonasera, è un grande piacere essere qui con voi, speriamo davvero che questo primo evento sia l'inizio di un ritorno alla normalità per tutti noi dopo questi mesi così complessi e così difficili. E naturalmente il mio ringraziamento va all'avvocato Paone, all'avvocato Piazza, a tutti voi che siete presenti qui, naturalmente lieto
e onorato che il nostro convivio possa avere una vita fausta e felice anche per i prossimi anni e diventare un riferimento imprescindibile per la vita culturale del nostro territorio. Era un sabato, 200 anni fa, ed era esattamente a quest'ora, alle 17:49, quando venne fermato l'orologio nell'isola di Sant'Elena, che segnò l'orario della morte di Napoleone. Sant'Elena, come tutti sappiamo, è una remota isola dell'Oceano Atlantico che ospitò Napoleone nel suo esilio dopo la sconfitta di Waterloo nel 1815, lo accolse per quasi 6 anni in una situazione di sostanziale prigionia che si andò gradualmente accentuandosi nell'ultima parte della sua vita. E Sant'Elena era semplicemente una piccola isola, il nome arrivò con ogni probabilità dai primi scopritori all'inizio del Cinquecento, che erano portoghesi, poi l'isola divenne spagnola, e come capitava a quei tempi, gli inglesi che andavano a cercare delle terre con le quali avere dei riferimenti anche strategici, Sant'Elena divenne una base soprattutto di triangolazione con quello che noi chiameremo oggi Sudafrica. E questo garantiva all'isola il suo ruolo di tappa obbligata durante i viaggi verso Città del Capo, la sua fortuna strategica. Qui gli inglesi decisero di relegare Napoleone. La sua morte, su cui c'è stato anche un lungo mistero, per alcuni addirittura sarebbe morto avvelenato gradualmente, per altri invece, come sicuramente la situazione anche medica lo dichiarava, la morte fu dovuta a una forma degenerativa dell'ulcera di cui Napoleone notoriamente soffriva e che lo portava a assumere quella celebre posa per la quale metteva la mano sullo stomaco. Era un atto semplicemente dovuto a comprimere le fitte che spesso lo coinvolgevano, lo affliggevano negli attacchi acuti di quest'ulcera, che poi è degenerata con ogni probabilità in una forma tumorale incurabile. Ma direi che, dipanato un attimo il quadro storico, cerchiamo di capire cosa resta di Napoleone oggi, 200 anni dopo. E direi che da farci da guida sia, dobbiamo scegliere, è opportuno scegliere una guida di eccezione, ovvero Alessandro Manzoni, il quale esattamente 200 anni fa ha scritto il noto 5 maggio, che tutti noi, volenti o nolenti, a scuola abbiamo dovuto studiare, che è uno dei testi sicuramente più importanti, non solo per comprendere Manzoni, questo non è materia di questa serata, ma per comprendere come Napoleone sia stato un evento, usiamo un po' un termine moderno, sia stato un personaggio di cui subito si è avvertito, nel momento della sua morte, la consegna dalla cronaca alla storia e addirittura al mito. Napoleone è diventato un mito, nel bene o nel male, come prima è stato giustamente ricordato. Tutti noi conosciamo, uso proprio il testo di Manzoni come strumento, chiamiamolo, di guida per comprendere questa figura così particolare. Celebre esordio, ei fu. Manzoni, come sapete, non cita il nome di Napoleone, non lo cita mai nel corso della sua poesia, è sottinteso che si sta parlando di lui. E come capita con i sottintesi,
ciò implica un grado ulteriore, più grande di gloria che si vuole attribuire. Uno strumento retorico questo. So che molti tra voi sono noti avvocati che hanno fatto ancora, hanno ancora interesse per la struttura della retorica, che è fondamentale, e quando non si vuol nominare qualcuno, di fatto se ne potenzia il ruolo e l'importanza. Questo verbo al passato, fu. Come sanno i miei studenti, che vedo numerosi e mi fa molto piacere vederli qui intorno a me, quel verbo al passato, come capita in certi verbi del greco, ma tranquilli, non faccio lezione di greco in questo caso, sta a indicare il fatto che la vita è finita e che quindi quella che è stata l'esperienza biografica di Napoleone, quindi la cronaca di Napoleone, è finita, ma quello che rimane è proprietà ormai della storia. Questo incipit così famoso, che tutti noi ricordiamo al punto da essere diventato quasi proverbiale, è stato naturalmente oggetto di molto studio da parte degli studiosi, dei critici, i quali hanno individuato come probabile fonte di questo Eifu, e capirete adesso il perché, l'inizio del primo libro dei Maccabei dell'Antico Testamento. Voi mi direte: cosa c'entra l'Antico Testamento? C'entra, e come, perché in questo libro, il libro dei Maccabei racconta la storia del popolo ebraico in età ellenistica, quindi a partire dalla morte di Alessandro Magno, 323 a.C. L'inizio di questo libro parla proprio dell'effetto suscitato dalla morte di Alessandro Magno. E Alessandro Magno è il grande archetipo del sovrano conquistatore che crea un impero partendo dal nulla. Sono pochi quelli che hanno creato imperi partendo dal nulla. Alessandro, che era un modello importante per Napoleone, l'altro grandissimo modello è stato Giulio Cesare. Tant'è vero che Napoleone eredita da Cesare e trasforma quella categoria politica che si chiama cesarismo e diventa il bonapartismo. Cosa vuol dire cesarismo e poi di conseguenza bonapartismo? Cesarismo è quella categoria politica per la quale la storia è condotta non attraverso gli strumenti, chiamiamoli, virgolette, democratici, rappresentativi, ma tramite la guida di un leader carismatico, il quale, proprio in virtù del carisma che lo circonda e che lo porta a comprendere il salto della storia, altro elemento che sfrutterò dopo nella mia chiacchierata, quindi la capacità di andare oltre il tempo, costruisce la strada verso il futuro, anche a costo di violare le regole, chiamiamole così, del gioco politico. E la categoria del bonapartismo è costruita da Napoleone proprio su quella di Cesare, e lui la applicò, naturalmente, come tutti sappiamo, nel passaggio, diciamo, deciso e quasi stabilito formalmente dalla Repubblica all'Impero. L'Impero come grande costruzione di un nuovo progetto politico. Quindi la figura di Alessandro Magno, la figura di Cesare, sono sicuramente i modelli a cui Napoleone ha guardato, perché come tutti i grandi leader politici di questo tipo, antichi e vicini a noi, Napoleone ha costruito anche il mito di se stesso. Quindi si è presentato agli occhi dei suoi sudditi, agli occhi del mondo, come un grande rinnovatore e un grande uomo della provvidenza, anche se in un senso non naturalmente cristiano, non in un senso cattolico, anche perché Napoleone è figlio dell'illuminismo dal punto di vista culturale, politico e anche religioso, e lui stesso
nelle note che vengono riportate relativamente agli ultimi anni della sua vita, parla della sua, diciamo, visione laica della vita e che anche della morte, quindi una visione simile a quella del deismo di Voltaire, quindi non l'esistenza di un Dio definito come tipico del cristianesimo, ma di un'entità, chiamiamola sovrannaturale, un'entità deista che sovrintende il mondo e che non necessariamente ha i panni, la fisionomia del Dio cristiano. Come succede naturalmente in questi casi, il mito, la gloria, si infrangono invece con le ragioni della storia. Napoleone ha avuto il destino di essere sconfitto, a differenza di Alessandro Magno e a differenza di Cesare. Alessandro Magno, come tutti ricordiamo, muore da giovane all'apice della sua gloria. Cesare viene ucciso alle Idi di marzo del 44, proprio nel momento in cui, con ogni probabilità, stava per trasformare la Repubblica in qualcos'altro che sarebbe poi diventato l'impero, anche se qui ci sarebbe un lungo discorso che non è questo il momento di fare. La visione monarchica di Cesare non è uguale a quella che poi darà Augusto, ma su questo, ripeto, è un discorso complesso che qui non è il caso di dare. Napoleone, al contrario, è il primo grande leader carismatico che subisce una sconfitta. E subire la sconfitta vuol dire riportarlo dal suo essere un mito, dal suo essere un eroe, a essere un uomo. E la sconfitta di Napoleone, proviamo un attimo a giudicarla non col nostro criterio di uomini e donne che vivono oggi 200 anni dopo, ma con i criteri di allora. Come era vista, come è stata giudicata questa, tra l'altro, come sappiamo tutti, doppia sconfitta? Prima, la prima volta, 1814, l'esilio, che poi in realtà non era proprio un esilio all'Isola d'Elba, perché Napoleone, questo piccolo dettaglio, mantenne il titolo di re dell'Isola d'Elba. Quindi di fatto aveva un potere, per quanto ovviamente limitata questa piccola isola, ma aveva un potere formalmente riconosciuto lì. Come sappiamo tutti, scappa, fugge, arriva in Francia e da lì, con questa lunga marcia trionfale, ritorna al potere per i famosi 100 giorni, che poi si concluderanno fatalmente nel giugno del 1815 con la sconfitta di Waterloo nei pressi di Bruxelles. Quindi l'eroe del mito, che non può avere, diciamo così, come i suoi predecessori, la possibilità né di morire giovane né tantomeno di essere ucciso, si vede trasformato in un uomo perdente. E naturalmente questa sconfitta, questo segno della sconfitta, è stato imputato alla sua superbia, alla sua incapacità di gestire la fortuna, alla suo essersi trasformato in qualcosa di oltre l'umano e quindi come tale degno di essere punito. Ma questa è anche la lettura che dà Manzoni. Manzoni interessa il Napoleone uomo, il Napoleone che negli ultimi anni, appunto negli anni di Sant'Elena, riflette sul senso della sua esperienza e sul senso della sua vita. E questa dimensione gloriosa che Napoleone, attenzione, vuol dare di sé e che ha voluto dare, questo essere un rappresentante del mito e non solo della storia, lui l'ha tradotta, come giustamente ricordava prima l'avvocato, anche nell'arte. Pensate ai quadri di David, al famoso celebre quadro della sua incoronazione, alle raffigurazioni che dava di se stesso, ai simboli che utilizzava come l'aquila imperiale e alle costruzioni monumentali che fa a Parigi e non solo a Parigi, o addirittura con certi atti che lui volontariamente assume,
ad esempio molto celebre, e anche questo raffigurato da un celebre dipinto di David. Siamo ancora nei primi anni, quando ancora Napoleone era un generale, non ancora né console né imperatore. Come tutti sappiamo, Napoleone fa la campagna d'Egitto, 1799, e campagna d'Egitto che tra le altre cose porterà alla scoperta, quindi non, Napoleone non è semplicemente un eroe, non è solo un eroe militare, è anche un eroe, virgolette, civilizzatore, che porta con sé archeologi, studiosi, viene scoperta la stella di Rosetta in quella circostanza che permetterà la decifrazione dei geroglifici, quindi è non solamente un grande militare, ma è stato anche un grande costruttore di cultura. Vi dicevo, in quella circostanza lui fa un atto che suscitò grande clamore. Andò a visitare un lazzaretto di appestati. Voi mi direte, e allora? Risposta: questo andare a visitare il lazzaretto di appestati significava assumere, attenzione, un valore cristologico. Cioè, come tutti sapete, Cristo abbraccia gli appestati, abbraccia i lebbrosi in realtà. Questo andare incontro a Napoleone, che si fa dipingere mentre va dai lebbrosi, dagli appestati, sta a indicare questo ruolo che è oltre l'umano e che addirittura può essere equiparato a quello di Cristo. Naturalmente questo è un atto di propaganda, lo capiamo bene, ma è finalizzato alla costruzione del mito di se stesso, nel quale anche questi atti simbolici, ricordatevi, come tutti sappiamo, che in particolare i re francesi avevano questi poteri taumaturgici che gli erano loro riconosciuti dalla tradizione, famosi re che guarivano dalla scrofola toccando i malati con lo scettro, secondo questa antica tradizione, chiamiamola religiosa, che serviva a definire il ruolo sacrale del re. Però attenzione, Napoleone, vi dicevo, non crede in un Dio cristiano, e naturalmente Napoleone, figlio della rivoluzione, non può credere al potere divino del re. In cosa consiste il suo potere? E questa è la prima grande novità del Napoleone moderno, di cui poi adesso parleremo. Questa autorità gli è data dallo Stato, perché a Napoleone si deve la formalizzazione del concetto di Stato come noi lo conosciamo, anche dal punto di vista dell'attribuzione dei poteri e della definizione dei ruoli, sviluppando quella tendenza che era già in corso da qualche tempo, naturalmente, in particolare in Inghilterra, ma che in Inghilterra, come tutti sappiamo, trovava concretizzazione nel parlamentarismo, quindi della tradizione della democrazia liberale. In Francia troverà invece traduzione appunto nel ruolo del sovrano, demiurgo, il sovrano creatore, il cesarismo, di cui vi ho parlato prima. E quindi questa prospettiva di Napoleone fa sì che lui, per usare e tornare alle parole di Manzoni, cadde, risorse e giacque. Anche in questo caso notate come Manzoni questa dimensione la traduca con verbo come risorse di chiara matrice cristiana. Cadde, risorse, e notate questo verbo finale, spaventoso, giacque, per dire che non si rialzò più. Ed è l'immagine, la traduzione che troverà poi conferma nella morte. E sempre Manzoni ci fornisce un'altra chiave di lettura molto importante, quando dice, altri versi diventati quasi proverbiali, a un certo punto, tracciato una breve sintesi del percorso militare di Napoleone, si pone la celebre domanda: fu vera gloria? Ai posteri, largo a sentenza, ai posteri siamo noi, e 200 anni dopo, come siamo in questo momento, ci interroghiamo su di lui e probabilmente una risposta non l'abbiamo, se non
quella risposta della complessità della storia che porta ad avere ancora oggi giudizi contrastanti. Sicuramente Napoleone, se dovessimo metterci nella linea, una linea che ha dei nomi anche importanti, da Foscolo, Foscolo contemporaneo di Napoleone, aveva nei suoi confronti un rapporto di odio-amore, naturalmente amore perché è il primo che porta in Italia la rivoluzione in maniera concreta e non solo a parole, ma di odio perché, come tutti sappiamo, Napoleone, per ragioni politiche, di fatto cedette il Veneto foscoliano, la Repubblica di Venezia agli austriaci, consegnando appunto a un altro dominatore il territorio che era sempre stato orgogliosamente libero di Venezia. E questo naturalmente a Foscolo, che era cittadino veneziano, non poteva piacere e, come tutti sappiamo, tradusse questa sua, questo suo sentimento ad esempio nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Ma non è l'unico, chiamiamolo, artefice della cattiva stampa di Napoleone. Napoleone, come tutti i leader, ha avuto ottima stampa e cattiva stampa. Giustamente prima l'avvocato ha citato Madame de Staël, questa grande donna franco-svizzera che è stata tra gli artefici del romanticismo, che è stata addirittura esiliata da Napoleone per la sua opposizione al regime che all'impero napoleonico. Per andare ad anni più vicini a noi, naturalmente un altro giudizio fortemente critico è venuto da Marx e da tutto il filone, chiamiamolo, rivoluzionario. Perché? Perché Napoleone ha, virgolette, tradito la rivoluzione, ha tradito gli ideali democratici. E di fatto cosa si imputa a Napoleone? Il fatto di aver, ve la dico in maniera un po' brutale, un po' sinteticamente brutale, una volta che la rivoluzione ha tagliato un po' di teste di principi, duchi e marchesi, ha sostituito questa aristocrazia di sangue con una nuova aristocrazia. Fatta da chi? Fatta da notai, avvocati, medici, farmacisti, cioè dalla borghesia. Quindi l'accusa che ha mosso Marx e ha mosso poi tutto un filone critico, anche storiografico, che arriva fino ad oggi, l'accusa mossa a Napoleone è stata quella di aver di fatto, e questo è uno dei grandi cambiamenti che porta la modernità a Napoleone, di aver capito che il vuoto lasciato dall'ancien régime, dalla nobiltà di sangue spazzata via dalla rivoluzione, doveva essere sostituito da una nuova aristocrazia del pensiero, dell'attività pratica, dell'attività, chiamiamole, professionali, che sotto l'ancien régime erano sempre tenute lontane dalla sfera del potere, pur avendo dei ruoli delle volte centrali, perché naturalmente la parte, chiamiamola, amministrativa, gestionale, era demandata a queste figure che se ne assumevano gli oneri ma non gli onori. Napoleone quindi apre la strada a questa nuova, chiamiamola, aristocrazia, che è appunto la classe borghese. E questo porta naturalmente l'altra grande critica, è quella alla costruzione di un modello di Stato centralizzato, perché Napoleone col suo impero crea l'idea dello Stato centrale, che come sapete è un modello francese, che è applicato ancora adesso, è rigorosamente applicato in tutte le costituzioni della storia di Francia. Quindi quello che si decide a Parigi vale a Roma, vale in Germania, vale in Spagna, sono regole che vengono declinate naturalmente sulla base della creazione di questi corpi intermedi, che è l'altra grande novità napoleonica. Come Napoleone dà spazio alla borghesia professionale, così dà spazio alla burocrazia. Faccio qualche esempio. Si deve a Napoleone l'idea per la quale un titolo di studio
abbia valore legale e di accesso alle professioni. Non è poco. Prima l'accesso a certe cariche dello Stato era appunto per diritto ereditario e non certo per un'acquisizione di merito. Come si manifesta, come si estrinseca la manifestazione di merito? Altra invenzione napoleonica, tramite i concorsi pubblici. Napoleone inventa l'idea del concorso pubblico, quindi per l'accesso alle cariche. Vengono creati i corpi di scuole. Si deve a Napoleone la traduzione di quella che era l'antico corpo delle scuole gesuitiche, i licei, in particolare quello che diventerà il liceo classico. Si deve a Napoleone l'istituzione delle grandi scuole universitarie professionali, il Politecnico, perché per Napoleone ingegneri e architetti sono l'elemento centrale del progresso, nella sua visione illuministica naturalmente. Napoleone è, ripeto, un illuminista applicativo, quindi molto attento alle scoperte scientifiche che lui favorisce. Celebre è l'incontro con Alessandro Volta, si deve a lui il fatto di aver sviluppato la pila di Volta. Volta diventa conte dell'impero, quindi assume anche dei riconoscimenti ufficiali per la sua scoperta. E Napoleone amava circondarsi di questi scienziati, inventori, con l'obiettivo però, e questa è una sua grande novità, non di lasciare l'invenzione a uno stato teorico, quindi celebrare l'invenzione in quanto tale, ma valutarne la capacità di applicazione nella vita concreta. E quindi ingegneri, architetti, geologi sono tutti elementi centrali per il progresso. Naturalmente anche giuristi. I giuristi sono fondamentali, come si ricordava, per la creazione del grande codice napoleonico, che di fatto archivia il codice di Giustiniano, che era il fondamento, il diritto comune diventato poi, come sapete in tutti, diritto comune medievale, declinato poi in gran parte sul diritto feudale, con tutte le controversie in particolare tra le feudalità locali periferiche e i regni o la Chiesa, o i contrasti tra Chiesa e singole feudalità. Tutto questo che rappresentava il mondo dell'Ancien Régime viene cancellato e il codice napoleonico permette ad esempio di distinguere bene la dimensione del diritto civile da quella del diritto penale. È un passo in avanti, ritornando, guarda caso, in questo caso al diritto romano autentico. Ecco che in questo caso la memoria appunto dell'antichità romana che Napoleone guardava con particolare attenzione, non più quella medievale tardo antica di Giustiniano che era tenuta più in considerazione fino a quel periodo, ma quella originaria. Non a caso lui intensifica proprio anche gli studi sulle 12 tavole, cioè sulla origine del diritto, proprio perché, come quegli antichi modelli, anche Napoleone vuole porsi come un inventore, come un creatore della modernità. E naturalmente questo si capisce qui, torno a Manzoni, perché Manzoni lo ha plasticamente definito questo processo in altri due celebri versi, quando dice: «Ei si nomò, due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero». Perché sono armati questi secoli? Certo, sono armati perché sono trascorse le guerre napoleoniche, questo è chiaro. Ma sono armati perché sono due secoli, 700 e 800, profondamente diversi. 700 è la conclusione di un mondo che affonda le sue radici nel Medioevo. Quindi anche le divisioni che noi facciamo nella storia non sono sempre così rigide come noi le impariamo
solitamente a scuola, perché noi siamo abituati a pensare, ah, ma l'età moderna mi hanno detto che comincia con la scoperta dell'America. Vero e non vero. Perché vero e non vero? Vero perché sicuramente si scopre un mondo che non c'era, o meglio, c'era ma non si sapeva che esistesse. E questo cambia totalmente la prospettiva mentale, culturale degli uomini del tempo. Però attenzione, come è stato messo in luce da un grande storico francese, Jacques Le Goff, se io dovessi chiedere a un contadino francese del Settecento come è il suo mondo, lui avrebbe risposto con gli stessi termini di un contadino del 1200 o del 1100. Cioè, questo passaggio della storia non è universale. Quest'idea che il mondo sia cambiato con la scoperta dell'America è una convenzione. Ma per gli uomini nel concreto, nel vissuto delle persone reali, quanto ha inciso? E quanto poi invece ha significato la continuità con una tradizione ancora più lunga? Ecco, la Rivoluzione francese archivia definitivamente un mondo lontano che affonda, ripeto, le sue radici nel Medioevo. Ed è Napoleone, con tutti i limiti che la sua figura può aver avuto e ha avuto sicuramente, ha creato. Qual è stato poi invece l'altra grande critica che è stata mossa a Napoleone? È stata quella di essere stato un assassino, un criminale. Napoleone ha fatto morire centinaia di migliaia di giovani in guerra. Guerre volute per lui. Guerre volute esclusivamente dalla sua ambizione. Non giustificate né da una ragione politica, né da una ragione militare, ma solo ed esclusivamente dal soddisfacimento della sua volontà di diventare sovrano del mondo, come avrebbe voluto diventarlo Cesare o Alessandro Magno. E c'è tutto un filone storico, soprattutto nell'Ottocento, che accusa Napoleone di essere appunto un assassino. C'è una pagina celebre di un politico italiano noto della prima metà dell'Ottocento, Massimo D'Azeglio, tra l'altro genero di Manzoni, primo ministro al tempo del Risorgimento del Regno di Sardegna, il quale nelle sue memorie scrive queste parole molto pesanti e dice: perché noi nei libri di storia dedichiamo spazio a mostri del genere? E se io dovessi chiedere chi è Edward Jenner, l'inventore dei vaccini, nessuno lo studia. E noi facciamo studiare nei libri di storia gli uomini che uccidono altri uomini e non sappiamo, non conosciamo neppure il nome di coloro che invece gli uomini li salvano. È una riflessione potente che in questo momento direi ha anche un suo significato profondo. Ecco, Napoleone è visto come un assassino, come uno che per sola ambizione, sola bramosia di potere, ha sterminato intere generazioni di giovani. Allora, può la storia valutare, come può valutare in maniera univoca un personaggio del genere? Chiaramente è impossibile. E questo spiega la difficoltà. Noi che siamo i posteri evocati da Manzoni per dare un giudizio, ci dobbiamo arrendere e dobbiamo riconoscere la difficoltà, se non l'impossibilità, di dare giudizi su una figura così complessa e così articolata. E come tutti noi sappiamo, Manzoni poi, nell'ultima parte della sua poesia, rifletta appunto sull'uomo Napoleone, sull'uomo che nel deserto di Sant'Elena, nello spazio di Sant'Elena, nella solitudine di Sant'Elena, diciamo così, vive, si consuma, si piega in una forma quasi depressiva di inazione e di inerzia, di fronte alla quale sensazione naturalmente gioca un ruolo ancora più deprimente, angoscioso,
la memoria del passato, la memoria della gloria. Perché naturalmente, come dice un noto detto filosofico, non c'è dolore più grande che ricordarsi della felicità del passato, soprattutto quando si è nella miseria del presente. E quindi avere memoria in un momento di difficoltà della vita passata felice, della gloria, del successo, tutto è passato, tutto è finito, tutto si è consumato, è un motivo di ulteriore angoscia e depressione. E quindi Manzoni sottolinea questi versi anche altrettanto famosi, quando Manzoni al tacito morir di un giorno inerte, come può essere questa serata, lui che andava a vedere sulla punta dell'isola, a scrutare l'orizzonte, chinati i rai fulminei, tramontato il sole, le braccia al sen concerto, stette, si ferma a guardare, e del dì che furono, dei giorni che furono, del passato, di quel passato di cui anche lui ormai fa parte, perché è morto, l'assalse, lo assalì, il souvenir, il ricordo. Ecco, questa è una riflessione acuta. Tra l'altro Manzoni non sapeva poco di quello che Napoleone faceva o poteva fare a Sant'Elena, anche se c'era un grande dibattito, soprattutto sulla stampa inglese, sulle condizioni in cui Napoleone era tenuto. E probabilmente Manzoni ne ha avuto anche informazione e tuttavia con la sua genialità artistica ricrea questi momenti di questo ricordo del passato e ripensò le mobili tende, i percorsi valli e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli e il concitato imperio e il celere obbedire. Quindi la memoria del passato, dell'attività militare, tutta fulminea, tutta tesa al successo, diventa strazio della memoria di chi ormai è come un prigioniero chiuso in uno scoglio dell'oceano, da cui non può scappare, da cui non può fuggire. L'unica evasione che può avere è appunto quella del ricordo e della memoria. E Manzoni, come poi sappiamo, si pone la domanda se nell'estremo momento Napoleone è stato confortato dalla fede. Probabilmente no, come vi ho detto prima, anche se a Manzoni piace immaginarselo. Tuttavia questa riflessione di Manzoni è molto significativa, perché questa raffigurazione del prigioniero è servita poi a creare il mito di Napoleone. Cioè il mito di Napoleone, del Napoleone glorioso, generale, naturalmente è rinato anche sulla base della memoria di questa ultima parte della sua esistenza. Perché è servita a mantenere viva l'attenzione sulla sua figura ed è servita poi, ad esempio, a costruire questa nuova figura del mito di Napoleone, che poi, come sappiamo tutti, si è tradotto nel Secondo Impero, quando a metà del 1853 il nipote di Napoleone, Napoleone III, prende il potere e crea appunto questa nuova rinascita del mito di Napoleone, che di fatto dura fino all'avvento del fascismo. Perché sarà proprio l'avvento sia del fascismo da una parte, sia di fatto di tutti i movimenti politici della prima metà del Novecento, quindi nazismo e anche stalinismo, l'idea di una nuova forma, di una forma aggiornata di bonapartismo. La costruzione anche qui di grandi leader carismatici, leader che sono non più militari, sono tutti leader politici, e questa è una differenza non da poco, che si creano un consenso, come faceva anche Napoleone. Napoleone aveva, come legittimava il suo potere? Quale strumento utilizzò per legittimare quello che faceva, ad esempio il passaggio al consolato, quindi quando fu primo console, e dal consolato all'impero?
con lo strumento del plebiscito, che è uno strumento del diritto romano, che viene utilizzato come una sorta di antenato del referendum popolare, cioè uno strumento per giustificare il potere, quel potere che non poteva più essere giustificato per diritto divino, perché al re si è tagliata la testa e non si è potuta più incollare. E anche, come diceva un critico, se si fosse incollata la testa su Luigi XVI avrebbe ragionato in un modo totalmente diverso anche lui, perché era troppo cambiato il mondo. E in questo caso l'autorità deriva dal popolo, deriva appunto dall'espressione della volontà popolare, e questo è un elemento che nel bonapartismo è passato poi di fatto, ovviamente aggiornato e modificato, a tutte le espressioni che più o meno vogliono avere una legittimità anche al di fuori delle regole, chiamiamole democratiche, che sono tutte regole basate sulla rappresentatività, quindi sulla delegare ad altri. L'idea del consenso legittimato da un potere, diciamo da un voto popolare che dovrebbe esprimere la volontà popolare, è, ripeto, un'idea che Napoleone sfrutta molto abilmente e che lo porterà, ad esempio, proprio a diventare imperatore. Allora, avviandoci un po' a concludere questa chiacchierata, possiamo tirare le somme di questa complessa figura, naturalmente senza trarre nessuna conclusione. Io credo che sia giusto, come in ogni fatto storico, con ogni personaggio, con ogni evento della storia, evitare sempre di accostarsi con un giudizio predefinito. La storia non si fa mai, è vero, si dice sempre che non si fa mai con i se e con i ma. La storia è fatta dai fatti, ma c'è anche un elemento da tenere presente: i fatti vanno interpretati, vanno giudicati, vanno collocati nella loro logica, che non è solo quella della sequenza temporale, un prima, un dopo, che è l'elemento di base della storia, senza il quale la storia non può esistere, diventa chiacchiera, non è scienza come dovrebbe essere. Ma il fatto va interpretato, e naturalmente le interpretazioni possono essere tante, devono essere tante, perché la storia si alimenta anche dal dibattito, dall'interpretazione, non solo dal valutare un fatto. Certo, c'è stata la battaglia di Waterloo. Domanda: e se quel giorno, io naturalmente traduco una domanda già fatta da tanti storici, retoricamente, se quel giorno di giugno, anziché esserci la nebbia che è venuta improvvisa, fosse stata una giornata di sole, Napoleone avesse visto i rinforzi che si aspettava, che anziché andare dalla parte opposta andavano dalla parte giusta, lui che aveva già vinto la battaglia contro gli austriaci il giorno prima a Ligne, che è a 20 km da Waterloo, e se avesse vinto quel giorno e avesse raggiunto l'obiettivo che si prefigurava di arrivare a Bruxelles. Bruxelles era fondamentale per Napoleone perché era la sede di tutti gli emigrati francesi, e lì c'era Luigi XVIII, il re di Francia, erede del re decapitato. Come sarebbe andata la storia? Sarebbe cambiata? Sarebbe stata la stessa? Ripeto, la storia non si fa con i se e non si fa con i ma. A Waterloo è venuta la nebbia, Napoleone non ha visto i rinforzi, Napoleone è stato sconfitto. Napoleone ha cercato di morire in battaglia, non è manco morto in battaglia, si è consegnato al suo nemico pensando che gli inglesi fossero più magnanimi di altri, e invece gli inglesi l'hanno impacchettato e spedito, diciamo, in uno scoglio sull'oceano, dove l'hanno fatto morire di noia e di inerzia e di disperazione, di depressione, che è la morte peggiore, come un animale in gabbia, un leone in gabbia. Allora, se questo non fosse mai capitato, noi oggi saremmo diversi? Beh, probabilmente sì, o anche probabilmente no. Perché è stato dimostrato ampiamente dai fatti che Napoleone stava lottando contro il mondo. Era un po' una gara come di se una squadra di calcio giocasse con la rappresentanza di tutto il mondo. Non può vincere, può vincere una partita, può vincerne due, ma non arriva
nemmeno alla Champion, allo scudetto non arriverà mai, è destinata a finire. Quindi è sicuro che la storia di Napoleone sarebbe terminata prima o poi. Forse terminata in un modo migliore, questo non lo sapremo mai. Tuttavia, leggere la storia vuol dire non diventare tifosi, come spesso succede, e soprattutto cercare di evitare la banalizzazione di attualizzare le cose in una maniera troppo immediata. È facile dire Napoleone questo politico piuttosto che quest'altro, la sua idea rispecchia quell'orientamento piuttosto, e questo vale per tutti. Le scelte dei modelli sono spesso scelte volute. Napoleone quando imita Cesare lo fa volutamente, imitare Cesare, ma e cerca lui di attualizzare un mito e crea tutta una propaganda, un apparato per celebrare e adeguarsi a quel modello. Però dobbiamo, ripeto, quando magari appunto ci capita di guardare la storia che nelle volte è contemporanea, che delle volte, diciamocelo, ci sembra anche un po' banalotta e un pochino fuori dalla grandezza di un tempo, cercare appunto di evitare facili soluzioni come quella di proiettare sempre sull'oggi il passato o viceversa. Ogni età ha la sua complessità, ha le sue dinamiche, ha le sue regole e va rispettata storicamente. Altrimenti cosa dovremmo fare? Abbattere le statue di Napoleone? Cedere a questa moda demenziale per la quale la storia si cancella e per costruire non si sa bene cosa? Questo è il rischio che io avverto con molto peso per i prossimi anni. L'idea di cancellare, di voler imporre una cancellazione arbitraria in nome non si capisce di cosa, e invece di fare quello che si deve fare da un punto di vista storico e critico, cioè discutere, rendere e diciamo far emergere la complessità della storia. E una figura come quella di Napoleone, spero che sia emersa anche dalle mie parole, è difficile da rinchiudere in una definizione, buono, cattivo, bianco, nero, celeste o rosso, mettete voi i colori che volete, perché la storia è appunto riflettere sulla nostra complessità. Ecco, se vogliamo attualizzare la storia è riflettere sulla nostra complessità, perché noi, se siamo qui oggi, è perché c'è un passato dietro di noi, un passato complesso, articolato, che naturalmente nella selezione che fa la storia, la storia è stata prima cronaca, come ci insegnava già Tucidide in tempi molto lontani, nel V secolo avanti Cristo. E tuttavia nel passaggio dalla cronaca alla storia seleziona le cose. E la selezione, è qui il punto, non è mai oggettiva. La selezione è arbitraria. Ecco, noi dobbiamo capire invece la complessità di quello su cui noi viviamo, la nostra esperienza, e quando leggiamo il passato capirne tutte le sfumature e tutte le articolazioni. E con questo vi ringrazio. Penso di interpretare il vostro pensiero e ancora veramente grazie professore, la sua caratura non ne avevamo dubbio, ma stasera direi che è emersa e quindi la ringraziamo ancora e non c'è il caso che glielo chiedo perché la sua disponibilità per un'altra se ci fossero domande, arrivava a questo, dicevo se qualcuno ha qualche domanda è finito, poi ecco, vuoi venire qua dottore? Grazie. Per chi non lo conoscesse, ma credo quasi tutti, dottor Traversaro. Il suo dottor mascherina poi. Innanzitutto complimenti professore, è stata una chiacchierata fantastica, profondissima. Mi permetto di aggiungere qualche cosina. Per esempio, la prima riflessione, stato accentratore, non l'ha inventato Napoleone,
era una tendenza in Francia di accentrare, risale a Francesco I, che ha imposto l'uso del francese. Notate ancora adesso la Costituzione francese, al primo articolo dice lingua della Repubblica francese è il francese. Altrettanto non è nella Costituzione italiana, ma lì sarebbe tutto un altro discorso. L'altra riflessione che mi viene è, tra i sei ma, se avesse dato retta a quell'uomo importantissimo che ha fatto un passaggio di tre generazioni, di storie, di tre epoche storiche, e cioè Talleyrand. Talleyrand, se gli avesse dato retta, probabilmente sarebbe morto nel suo letto imperatore di Francia. La bravura di Talleyrand lo dice, che è partito facendo parte del clero francese prima della rivoluzione francese, è diventato giacobino, soprattutto è diventato un personaggio quanto mai importante della rivoluzione, è diventato poi il consigliere di Napoleone e dopo è diventato anche consigliere di Luigi XVIII e anche di Luigi Filippo. Ebbene, avesse dato minimamente retta, invece di emarginarlo, sarebbe forse il Selma. Ma tornando al Selma, nessuno si domanda mai, ma dove li prendeva i soldi Napoleone? Quali erano le risorse a cui attingeva per queste guerre dispensiosissime? Notate che quei sistemi di allora mettevano insieme 100.000, 200.000 persone. Soltanto quando da Calais ha spostato tutto l'esercito fino a Austerlitz, ha ordinato 200.000 paia di scarpe, perché Napoleone era un organizzatore innanzitutto, una persona pragmatica, logica. Lui diceva: il soldato calzato bene cammina e non si lamenta, è più veloce. Infatti a Austerlitz i soldati francesi sono arrivati dove pensavano che sarebbero arrivati dopo, e quello è stato la soluzione della vittoria. Ma ora pensate, 200.000 paia di scarpe, allora non c'era industria, c'erano dei ciabattini, e quindi li avranno messi tutti all'opera. Ma dove lo trovate tanto cuoio improvvisamente per 200.000 paia di scarpe? E qui sì, finalmente si trova la soluzione di come procedeva Napoleone, dove trovava le sue risorse, e arriviamo al Selma. E le risorse sarebbero durate dopo Waterloo? Già a Waterloo erano limitate, anche perché in 100 giorni aveva dovuto riorganizzare tutto. Ma i suoi avversari si erano organizzati ben prima e si stavano ancora riorganizzando di più, e quindi il futuro era per gli avversari, non per lui. Dove aveva preso i soldi? Semplice. Si è venduto mezza America. Lui, battuta la Spagna, si è fatto restituire dalla Spagna quella zona tra le montagne rocciose e il Mississippi, cioè la vecchia Louisiana francese. Evidente che tenerla con dei vicini come gli Yankee non era facile. Tant'è che sono andati a proporgli la vendita del porto di New Orleans, che gli stava bloccando il corso del Mississippi, e la Florida, per 10 milioni di dollari oro. Lui aveva già debiti per 6-7 milioni di debiti oro con gli Stati Uniti, perché lì che arrivavano le forniture, che riuscivano ad arrivare con le navi americane, perché navi francesi circolavano poco in mare con la flotta inglese preponderante. La risposta al plenipotenziario americano, che altro non era che Jefferson, secondo presidente o terzo degli Stati Uniti, è stata questa: 10 milioni di dollari oro, io per 15 vi do tutto. Jefferson ha firmato senza avere mandato dal Congresso americano. Beh, quei soldi lì non erano destinati a durare in eterno. Evidente che dopo Waterloo potevano durare ancora un anno, due anni, ma in guerra, specialmente nelle guerre che si sono succedute dopo Napoleone, contano le risorse. Chi esaurisce le risorse prima degli altri perde.
vediamo la guerra di secessione americana, era scontata, il nord era preponderante, il sud doveva perdere, era solo una questione di tempo, e Napoleone anche lui doveva perdere, era una questione di tempo, non perdeva Waterloo, avrebbe perso l'anno dopo da un'altra parte. Grazie dell'attenzione, scusate la digressione. Vuol dire qualcosa, professore, in risposta? Sì, allora. No, ma condivido, si sente? Sì. Ecco, condivido tutte le sue osservazioni. Sicuramente la Francia ha una tradizione antica di Stato centrale. Quello è vero. E tuttavia si può dire che Napoleone risponde al centralismo, applica, intensifica il centralismo, perché durante la rivoluzione c'era stato un tentativo dalla periferia di prendere del potere, e quindi il rischio, poi tenuto conto dello sfilacciamento anche post terrore eccetera, ma c'era il rischio che, evidente, tenga conto poi che la Francia ha anche una storia di fronda, quindi una storia di autonomie negate e insistite, che la rivoluzione potesse dare stura a queste voci che erano state la monarchia francese aveva sempre soffocato. E quindi ecco perché Napoleone ritorna in maniera molto più decisa all'accentramento militare. Quello che lei poi ha detto circa il ruolo degli Stati Uniti è verissimo, tenuto conto anche del fatto che gli Stati Uniti esistono grazie alla Francia. E quindi avevano, e Napoleone lo faceva anche avvertire, un vincolo, chiamiamolo, di gratitudine, ma la gratitudine sappiamo che è il sentimento della vigilia. C'è un altro fatto politico molto più importante che univa Stati Uniti e Francia: il comune odio per gli inglesi. E quindi chiaramente la necessità di fare fronte comune con un nemico comune, perché naturalmente gli inglesi ancora non digerivano l'indipendenza delle colonie e quindi aspettavano con ansia l'idea di ritornare alla situazione precedente. E naturalmente l'Inghilterra con Napoleone ha sempre avuto, diciamo, un gioco facile, perché ricordiamoci anche la battaglia di Trafalgar, quindi quando la flotta napoleonica viene travolta da quella inglese di Nelson. Quindi c'era sicuramente la volontà comune. Quello che lei dice è stato studiato da alcuni storici. Perché? E quale sarebbe stata una delle risposte possibili? Che, sempre facendo la storia con i se e con i ma, ma su una base documentaria anche attendibile, che Napoleone, dopo la campagna di Russia che sarà la madre delle sue rovine, aveva in mente di smettere le guerre, di cessare le guerre e di riorganizzare tutto l'impero su una base, chiamiamola, di sistemazione fiscale ed economica, di cui l'Italia, quindi il Regno del Nord, il Regno d'Italia che era sostanzialmente il Regno del Nord, era già la apripista. Quindi con una, oltre naturalmente, e qui giochiamo facile, su tutto il lavoro di sequestro delle opere d'arte che erano poi portate in Francia, spesso vendute e utilizzate anche per fare cash, per fare denaro. Ma Napoleone voleva, in realtà, consapevole di questo e con l'obiettivo di dare continuità all'impero, obiettivo che lui si rende conto di avere impellente quando nasce suo figlio. E quindi quando nasce il figlio, l'erede vuol dire dover pensare alla continuità, quindi trasformare quello che era nato un po' per caso, diciamolo così, per fortuna, in una istituzione stabile. Allora, questo porta, ad esempio, e fu un altro problema per Napoleone, ha una politica fiscale che gli alienò molte simpatie, soprattutto in Italia, anni 1813-1814, cioè gli anni in cui lui avrebbe dovuto avere, dopo la sconfitta in Russia, il consenso. Tant'è vero che quando torna in Francia per i 100 giorni, qual è la prima cosa che fa Napoleone? Deve fare una nuova costituzione. Una costituzione più democratica,
Perché? Perché ha bisogno dell'appoggio di più persone possibili, di più classi sociali possibili. Allora, questa politica fiscale, che fu particolarmente violenta, come lei saprà, portò a Milano, una volta che cade Napoleone, all'assassinio del ministro Prina, il quale era il ministro delle finanze del Regno d'Italia. Questo ministro, lo ricordo per chi non lo sapesse, venne visto, quando tornano gli austriaci, come il cattivo, quel sanguisuga, il mostro che stava depredando le risorse dei poveri milanesi, e venne assassinato a furor di popolo. Tra l'altro non lontano dalla casa di Manzoni. Quest'uomo che scappava, tutte le porte che si chiudevano, e venne ucciso a colpi di ombrello. Ecco, questo atto criminale è stato però il segno di questa politica che Napoleone voleva fare a livello di tassazione e che avrebbe voluto applicare su larga scala. Ovviamente per quale ragione? Per avere delle risorse stabili, in un'ottica di stabilizzazione del suo potere. E poi c'è il discorso, altrettanto importante, del tentativo di trasformare la Francia, soprattutto il nord della Francia, cosa che accadrà poi dopo, in una zona industriale, come accadeva in Inghilterra, perché Napoleone capiva bene che il vantaggio dell'Inghilterra non era solo il vantaggio strategico di essere un'isola, che è stato enorme, il fatto di essere un'isola ha salvato l'Inghilterra anche nella Seconda Guerra Mondiale, ma sapeva molto bene che le risorse economiche che aveva l'Inghilterra derivavano innanzitutto dal suo grande impero coloniale, che gli inglesi sapevano sfruttare bene a differenza dei francesi, e soprattutto derivava dall'industria e dalla possibilità di avere una ricaduta sociale, economica, di ricchezza, in termini di ricchezza più grande di quella che poteva avere la Francia, dove le classi più ricche non, per secoli non avevano mai pagato un soldo. Perché dobbiamo partire per parlare anche di questo, cioè la tassazione in Francia per secoli era riservata al terzo Stato, non al primo, cioè i nobili, non al secondo, cioè il clero. E questo provocò tutto quel disastro economico che porterà poi, sarà il detonatore della rivoluzione. Questa sia la tesi sulla superiorità economica inglese, la tesi che sosteneva Paul Kennedy in un libro molto bello, Ascesa e declino delle grandi potenze, e metteva proprio in rilievo questo: gli inglesi saranno stati più arretrati magari rispetto alla modernità della rivoluzione, ma sul piano delle strutture economiche sono incredibilmente moderne. Era la Francia napoleonica che era arretrata. Infatti mi ricordo proprio Paul Kennedy diceva, proprio in relazione agli aspetti economici che metteva in rilievo il dottor Traversaro, la Gran Bretagna ha inventato i titoli di Stato, a un certo punto per le spese di guerra ha impegnato in titoli di Stato una somma che era 270% del nostro PIL, roba che oggi farebbe solo un paese del terzo mondo, ma gli inglesi non andavano in bancarotta. La Francia metteva i titoli di Stato ma non li comprava nessuno. Anche un aspetto questo da ricordare. Curiosamente in questo sono più moderni gli inglesi. Mi pare che la storiografia inglese da questo punto di vista è abbastanza scettica su Napoleone. Per loro non è un problema, è una figura tutto sommato secondaria, sì, marginale. Sì. Tendono di solito a dire la Francia era un paese di proprietari terrieri, di un'elite di agricoltori prima della rivoluzione, e lo era anche dopo, non è diventato un paese moderno. Certo, bisognerà aspettare la fine dell'Ottocento. Sì. Sarà Napoleone III che questo lo capì e avviò il processo del nord, sì, chiaramente perché dal punto di vista geografico questo permetteva maggiori contatti e con l'Inghilterra e con le regioni soprattutto di carbone del Belgio, perché ricordiamoci che il Belgio è sempre stato strategico in quest'ottica. Il Belgio nasce anche per queste ragioni economiche nel 1830, oltre che per quelle, chiamiamole, nazionaliste. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che vuole intervenire? Allora,
allora apri i festeggiamenti. Allora apriamo i festeggiamenti. Ringraziamo il professor Ondrano. Grazie a voi.